I militari hanno sconto. Buongiorno a tutti, siamo a Pasticceria Poldo a Ponte Decimo, è bella giornata, c'è il sole, siamo alla colazione col sindaco, so già che c'è una signora che vuole aprire il ghiaccio, prego signora, parli lei. Sì, buongiorno, mi chiamo Racca Milena e abito in Via Valdastico, una zona molto critica per i parcheggi e ho saputo che c'è un'ordinanza comunale che ci vieterà di parcheggiare le auto. Ora io mi chiedo, dove le mettiamo le auto? Beh, signora, rispondiamo subito. Che ordinanza è? Scusa, io non ne so nulla. Un'ordinanza per quanto riguarda il divieto di parcheggio auto per via della circolazione, perché la strada comunque le auto parcheggiate di lato si vanno sempre anche con i mezzi, con i corrieri che portano su San Cipriano e l'intersezione crea difficoltà di transito. Peraltro, sindaco, mi scusi, ah, permetto, non mi sono alzata perché sono disabile, No, non si deve peraltro alzare, siamo so, insieme a fare la colazione, si va ah, seduta la colazione. peraltro so che in quell'area lì, proprio in via Valdastico, circa al civico 130, c'è stato un fallimento perché lì dovevano costruire 50 garage che poi hanno fallito, sono falliti, e il 17 maggio c'è stato l'asta a 11.500 euro. Con un rialzo di 8.000 e qualcosa circa, che non si è presentato nessuno. Allora io mi chiedo gentilmente se il comune non potesse intervenire a Beh, questa è una acquistare buona cosa, quest'area. sì, perché nessuno me l'aveva mai detto. Allora, dov'è Alessandro? Segna questa cosa qua per favore, perché questo è un buon suggerimento. È da fare anche dei parcheggi a Ok, pagamento. no, no, Io certo, sì. perché io ho chiesto poi un giro, saremo tutti disposti a Gliene do, pagare anche una quota annua perfetto. come Cioè c'è residenti. da rilevare un fallimento, Un dice lei, no? fallimento Che che è era già, andato ma i garage all'asta? sono già fatti o no? No, no, poi è andato fallito, è solo una Ah, ho grande boscaglia purtroppo adesso, capito. anche pericolo Dove incendio, si peraltro. potrebbe fare un bel Un lavoro. grande Vabbè, parcheggio. segniamola e vediamo, facciamo vedere agli Grazie, uffici, vediamo cosa sindaco. fare. C'è un'altra cosa che volevo dirvi, e lo suggerisco al municipio, poi siccome non c'è il presidente ci pensa lui a metterlo a posto. Il problema dei parcheggi è in tutta Genova, Sì, non è solo purtroppo qua, sì. no? Perché hanno costruito sulle colline senza pensare ai parcheggi e alle strade, quindi adesso soffriamo per questa cosa. Nelle strade strette, dove Sì. ovviamente durante la giornata non si può, cioè ci sono problemi, non passa l'autobus, non passa il La camion, non passa croce. nessuno, eccetera, la croce, tutte queste cose qua, eccetera. È chiaro che non possiamo consentire il parcheggio. Nella notte però, cioè dalle 8 di sera alle 8 di mattina, se i transiti sono limitati, ci sono delle aree di Genova dove noi abbiamo messo il parcheggio solo notturno. Questo serve per le persone che poi la mattina vanno a lavorare, si portano via la macchina e non danno più fastidio, cioè non stanno lì, no? Quindi vedi adesso, io non sono pratico della zona, per cui non posso dire se si può fare anche lì o no, però suggerisco al municipio di esaminare se si può inserire il parcheggio notturno, se non altro aiuta chi torna a casa la sera, almeno può parcheggiare e poi dopo il mattino se la porta via la macchina. Certo. In aggiunta vi dico che abbiamo finalmente comprato il terreno delle ferrovie, quello che è al di là della stazione, quindi adesso è del comune, per cui cominceranno a breve i lavori per fare questo grande parcheggio di interscambio dall'altra parte del fiume, dove poi faremo anche il passaggio che sarà sopraelevato, non penso che sarà sotto, per arrivare dentro la stazione, per poter prendere poi il treno e andarsene a Genova. Purtroppo via Valdastico è in collina verso San Cipriano. Sì, no, è un po' lontano, Sì, però ve lo dico così lo no, sapete grazie tutti, per questo, ok? sindaco. Comunque La ringrazio. vediamo di vedere quel terreno è il comune di Genova, vero? Sì, perfetto. Sì, nel comune di Genova. Va bene, Grazie, grazie a lei, sindaco. grazie. La ringrazio, sindaco, buongiorno. Mi onoro di essere nerviese come lei. Purtroppo sono nato a Nervi e i miei genitori mi toccò venire a Ponte Decimo. Non Perché è che dici sia purtroppo? Non scontento. devi dire purtroppo, Ma dai, non no, devi dire andiamo purtroppo. via. Ma Dicevo, no, non che è. cacciamo via qua. No, dicevo, non è che sia scontento, però consentitemi, ma Nervi le Nervi. Vabbè, a parte il discorso. Io abito in via Campomorone. In via Campomorone c'è una traversa che va alle scuole, ex scuole di Prato Gagliardo. A parte che, mi perdoni l'espressione, non è più, cioè, adesso c'è un po' di giardino, due giochetti proprio per i bimbi, che lì ci sarebbe da fare una cosa come si deve, e mio nipote 3 giorni fa
è andato nell'erba e abbiamo dovuto prenderlo, portarlo a casa, perché mi perdoni, non vado avanti con lei, era sporco di tutto e di più. La scuola, l'ex scuola, sta crollando, voglio dire, c'è problema di luce, lì ci sono circa 100 famiglie, e una volta quando la scuola era in attivo, che poi ha chiuso, comunque c'erano ancora delle associazioni, la luce c'era. Morale, su circa 200 metri di strada c'è una lampada solo, una luce. Ah, sola. Questa la mettiamo a posto, ecco. Certo. Poi un'altra cosa. Aspetta un secondo, scusa. Certo. Allora, che scuola è? Tu la sai? Era ex Giardini di Oggi. Prato scuola di Prato Gagliano. Come mai abbandonato? Allora, quella è stata... No, scusate, no, c'è bisogno... Allora, aspetta un secondo. Prima finisce la seconda domanda, poi ci vuole il microfono, sennò la gente poi non sente la risposta. Certo, certo. E voglio dire, la scuola si dice che sia abbandonata perché c'è problema di amianto. Ecco. Un'altra cosa, signor Sindaco. Come dicevo, ci sono circa 120 famiglie. Per andare a portare via la spazzatura si fa circa 200 metri buoni per andare sulla strada, attraversare la strada e andare nei bidoni. Sono tutte, quasi tutte persone anziane. Ci sarebbe l'opportunità proprio lì, sull'entrata dei giardini, che è terreno comunale, eccetera, mettere vai. Sì, mettere i bidoni della spazzatura lì, per fare in modo e maniera che queste persone anziane non debbano fare tutta quella strada, allora, per arrivare alla Francia. Allora, sui bidoni, Alessandro, segna un po' la spazzatura, ecco, in questa zona qua. Adesso, se poi per favore prendi il microfono, andiamo. Grazie, a lui, signor. Voglio sentire la storia di questi giardini e della scuola. La scuola erano i giardini di Oz. La struttura sino a 20 anni fa era aperta alle associazioni e la circoscrizione gestiva i contratti per le varie associazioni che erano presenti dentro. Poi, per la questione dell'amianto e anche per problemi strutturali, è stata chiusa. È patrimonio del comune, però è transennata, non è accessibile. Ed è una delle due realtà così, insieme ai giardini Mercaraggia, alla struttura che era in località Prelo. E l'area vicina invece aperta è gestione municipale, manutenzione municipale. Quindi bisogna fare manutenzione di sopra. Quindi bisogna quanto fare un dice, piano non di mi manutenzione. Sembra. Ci vuole luce e ci vuole manutenzione. Esatto. D'accordo? Sì. Mi perdoni, dopo un anno... Aspetta, ci vuole il microfono. Non ne abbiamo due di microfoni? No, vero? Sono uscito. Dalle prossime volte. Siccome sono venuti al corrente, hanno saputo che arriva il sindaco a Ponte Decimo, dopo un anno, credo anche un anno e mezzo, sono venuti ieri mattina, hanno tolto l'erba. Quindi se venissi qua una volta alla settimana risolverò il problema. Signor, ho capito, va bene, è un buon suggerimento, va bene. Ok, grazie. Chi tocca? Ah, c'è il signore che si è prenotato poi. Prego. Dobbiamo fare un ritorno indietro nelle puntate precedenti. Okay. I problemi che avevano manifestato qualcuno, soprattutto gli operatori economici, erano quelli del parcheggio a Ponte Decimo, della viabilità e della sicurezza. Il parcheggio la ringrazio per aver dato la notizia dell'apertura della piccola, perché risolverà tanto. La piccola cosa vuol dire? La piccola è il parcheggio della ferrovia. Ah, si chiama così? Scusi, non lo sapevo. La piccola. Perché la piccola? Piccola velocità. Qui a Ponte Decimo è nota come il parcheggio la piccola. Okay. Poi ci sono degli altri problemi. Ad certo. Esempio, il parcheggio della parte superiore del silos, alla capolinea, è un parcheggio senza zona disco. Quelli sono garage, sono posti macchina assegnati a persone fisse che cambiano in continuazione la macchina e la mettono sempre lì. Lì bisogna metterci una zona disco. Anche per i commercianti, di cui vedo che c'è tanta assenza oggi perché sono un pochettino incavolati proprio per queste problematiche che non sono mai state risolte. Il
problema della viabilità. Noi abbiamo un grosso problema all'ingresso dell'ospedale. Cioè, quando si arriva da via Meirana, o come si chiama, per andare all'ospedale, alla destra c'è il cantiere, hanno messo dei teloni, non si vedono le macchine scendere da Santa Marta. A sinistra siamo in curva e non si vedono le macchine che arrivano a sinistra, lì c'è uno stop, aspettiamo che ci esca il morto per prendere una decisione su cosa fare. È inutile che mi vengano a dire di fare una rotonda lì, perché una rotonda non ci sta, perché girano dei camion e tecnicamente una rotonda lì è impossibile da costruire. Metteteci un semaforo, mettete qualcosa, fate togliere quei teloni e mettete qualcosa di trasparente per cui si vedano le macchine che vengono da Santa Marta. E poi la sicurezza, il problema della sicurezza è abbastanza noto, qui non abbiamo più forze dell'ordine, vigili si vedono solo, scusate, ci sono più presenti i vigili, ma si vedono solo per dare qualche multa. Polizia non ce n'è, carabinieri non ce ne sono, qui ognuno fa quello che vuole, alla sera mi dicono io non esco mai, che ci sono dei caos nei giardinetti pubblici che fanno luce, non lo so, magari mettere anche qualche telecamera, qualcosa, in modo da cercare di eliminare queste problematiche qui. Allora, uno per volta, sui parcheggi, ok, siamo d'accordo, quel parcheggio che dice del silos è quello sul bivio? Esattamente, dove c'è quella strada che va verso Capomuro. Ok, ho capito. Sì, quello lì quello è un parcheggio famoso, nel senso che sono anni che mi dicono. Troppo famoso. Sì. Sotto c'è chi lo voleva. Chi non lo voleva. Sopra è libero, si può stare quanto si vuole e quindi è diventato. Hanno spaccato anche la barriera, il limitatore di altezza, e hanno tolto il cartello del limitatore di portata. Per cui ci sono delle jeep, ho visto stamattina una jeep sul parcheggio degli handicappati che senz'altro è superiore alle 2 tonnellate, e la portata di quel solaio lì è... No, una jeep 20 quintali hanno... No, 20 quintali... 2 tonnellate sono 20 quintali. Sono tutte 2002. Sono tutte superiori, tranquillo. No, tranquillo lei. Sono almeno 2200 kg. Vabbè, però il problema è che se non si può, non può essere un parcheggio fisso. È cioè un parcheggio fisso, cioè siamo nel centro cittadino, un parcheggio fisso. Un parcheggio vabbè, fisso. Vabbè, comunque ho capito il motivo. Questo e bisogna. Poi c'è un ulteriore problema in via Benedetto da Cesino. Silenzio, un attimo. Dove c'è lo stesso problema di via Valdastico. Però il problema di via Benedetto da Cesino, specialmente nel primo rettilineo, è risolvibile. Solo che finché avevate quella zavorra in comune, che adesso finalmente è andata in pensione, non l'ha mai capito. Non so chi è la zavorra, però. Era una zavorra, quello vi ha dato più danni. Ma di chi sta parlando? Lo sa di chi sto parlando. No, ti giuro che non lo sa. Adesso lo sa. Sono andate in pensione 2000 persone, quindi non... Sì, sì, ma l'ultimo che è andato in pensione era anche un dirigente. Vabbè, poi me lo direte. Poi, dai. Magari mandate sul geometra, il geometra abbondanza, che penso che sia l'unica persona che ragiona un attimino, e gli faccio vedere come si può risolvere quel problema. Va bene, d'accordo, ho raggiunto. Grazie. Però aspetta un po', poi c'è la cosa che invece dicevi della strada. Per favore, quella strada o quell'incrocio pericoloso? Ecco, lo segniamo e lo vediamo. Vediamo un attimo se dall'ufficio mobilità lo facciamo mettere a posto. Ok. Poi parliamo dei commercianti dopo, che ha fatto una nota sui commercianti. Sentiamone. Qui non c'è nessuno che è commerciante, no? Del CIV. Oh, ecco, dov'è il presidente del CIV? Eccolo lì, vieni un po' a sederti qua, dai, vieni, vieni. Intanto non c'è Romeo, vieni qua, così. Benvenuto. Accomodati. Bene, allora chi tocca? Lui, perfetto. Buongiorno signor sindaco. Noi siamo quelli del Camponome di Bolzanetto. Siccome sta passando la gronda, volevamo sapere che fine fa il campo nomadi. Allora, come sapete, quando cominceranno i lavori della gronda, quel posto lì verrà occupato dai lavori della gronda. Per voi ci sono alcune soluzioni che siamo pronti a discutere con voi, ma lo faremo poi nel momento in cui... Adesso discutere in anticipo mi sembra non appropriato. Ci sarà certamente una soluzione, quindi tranquilli, non c'è problema, e poi lo faremo nel momento in cui ci sarà bisogno, ma ci sarà la possibilità di rimanere qui, garantito dal sindaco. Okay?
avere un'or di responsabilità da poterci comunicare noi? Non ho capito bene la domanda. La persona con cui possono parlare. Ah sì, certamente, con l'assessore Rosso, che è l'assessore che si occupa di queste cose. Okay. Lei è l'assessore Rosso. Io ne ho già individuate 3 di aree, poi bisogna che voi ci sediamo attorno a un tavolo e lo decidiamo, quello che preferite. Ok? Va bene, la ringrazio. Grazie. Io cambierei argomento, non so. Prego signora. Allora cambierei argomento. Ragazzi, scusate un secondo. Si sente? Allora cambierei argomento perché saremo qui come rappresentanti dell'Associazione Amici di Villa Pallavicini a Rivarolo. Sì. Volevamo avere un paio di conferme. Una sul fatto che è comprata, firmato. Sì. È nostra. Okay. Vostra, è di tutti. Abbiamo visto che nel quarto cambiamento del piano triennale c'è una suddivisione annua degli impegni, diciamo, con i soldi del PNRR. E volevamo avere una conferma su questo, che si mantengano, viste le cose, le notizie varie che un po' terroristiche che ci sono in giro. Quali sono le notizie terroristiche, signora? Che non si sa se cancello subito. Che non si sa se questi soldi poi ci saranno. Chi gliel'ha detto, scusi? La TV. Ma la TV? Cioè. Non lo so che parla. Non so quale TV conosci i soldi, non lo so, però se i soldi sono in piano triennale è l'unica certezza che c'è. Benissimo. L'unica certezza che uno può avere è di avere gli stanziamenti nel piano triennale, punto. Quella approvata dal Consiglio Comunale e quella non cambia. Sì, sì, infatti l'ho scaricato, visto che è ottobre 2022 per 2023, 24, 25. Certo. La seconda conferma che chiediamo è questa. Noi vorremmo partecipare al bando del FAI. Sì. E non so se si ricorda, ne abbiamo parlato anni fa. Il bando del FAI, noi siamo in contatto con l'ufficio tecnico del comune, ci siamo riuniti il 3 aprile e il 9 maggio, ora siamo a 20 giorni dalla scadenza, presentazione del bando. Il bando lo deve aderire, diciamo, e presentare la domanda al proprietario, che è il comune, con una serie di documenti, fra questi un progetto su quella porzione di villa che sarebbe finanziata dal FAI. Un progetto con appunto una serie di documenti, e noi stiamo cercando di aiutare l'ufficio tecnico per quanto riguarda le notizie storiche, artistiche, eccetera, eccetera. Ma il progetto che è stato già fatto, progetto esecutivo, non progetto piano di fattibilità. Mentre il comune, cioè gli uffici del comune stanno, quello che presenteranno per una delibera sarà il piano di fattibilità. Su quel progettino, diciamo quella porzione, noi abbiamo un architetto, Margherita Dagnino, che ha fatto il progetto esecutivo, però il FAI ci chiede, fra i vari documenti, tanti, una delibera di giunta. Facciamo. Signora. Sono 20, in questi 20 giorni il comune, tramite l'ufficio tecnico o amministrativo, non so quale, dovrebbe caricare tutti i documenti. Noi ci mettiamo nella nostra disponibilità. Ci vuole un giorno a farlo, signora. Tra l'altro oggi pomeriggio c'è la riunione di giunta, quindi se mi dice chi è il dirigente che la segue, chi è? Ingegner Vacca. Vacca? Dirigente con cui... Vacca, sì. Chiara Vacca. Ok, va bene, sì, ho capito. Benissimo. Okay. E il progetto gli è stato mandato dalla architetto... Sì, voi fate riferimento sempre a quella signora, a quel dirigente, ci pensiamo noi, poi... Qual è il limite della data? 20 giorni, 15 giugno, però è tutto 15. Da... Cioè, le cose sono anche pronte, ma... Sì, facciamo la delibera e la mandiamo a posto. C'è un'altra delibera anche per la sovrintendenza, però... Cosa vuol dire delibera per la sovrintendenza? Allora, non volevo andare nel dettaglio comunque. Nella delibera
l'ente proprietario, che in questo caso il comune, deve apparire anche come cofinanziatore per almeno il 20% di ciò che è emesso dal FAI. Ecco qual è il problema. Ma non sono tanti. Guardi, noi, non è un problema, penso, visto le altre spese. Non è un problema sicuramente, signora. Va bene, adesso allora ne parliamo anche oggi pomeriggio e poi adesso dico qualcosa. Comunque grazie. Ho capito quello che bisogna fare. Grazie. Però ci tengo a dire, signora, che Villa Pallavicino, l'abbiamo comprata anche perché molta gente la voleva, no? Quindi la vogliamo mettere tutti a posto, poi voi siete un'associazione molto attiva, quindi va benissimo così. Sarebbe un peccato lasciarla così com'è, è ovvio che la può mettere a posto. Quindi sono già stati stanziati dei soldi nel triennale, come ha detto. Se riusciamo a prendere anche questi del FAI va benissimo, andiamo avanti. Okay? Va bene così, lo faremo sicuro. Se poi negli uffici c'è qualche problema burocratico lo risolviamo, come facciamo sempre. Ok? Grazie. Bene. Buongiorno. Dunque, io ricollegandomi a quello che diceva l'ingegner Gennaro, i problemi dei posteggi, della viabilità, un tema che mi sta abbastanza a cuore e che noto che mi sembra sia abbastanza rilevante è quello della sicurezza. È così difficile perché si possono fare i posteggi ovunque. La signora lamentava via Valdastico, che è una cosa, è un problema passarci in bicicletta, io vado in bicicletta, è un problema passarci in bicicletta. Si diceva della piccola che avete acquistato, farete un posteggio, non si capisce perché quando è venuto il momento non avete rilevato il marciume IREN che c'era in piazza Rimondi, ne abbiamo già parlato con Alessio, che ora se l'è comprato un privato, giusto? E ci si potevano ritrovare dei posti in macchina. Comunque quando poi vengono fatti tutti i posteggi che si vogliono, la legalità bisogna farla rispettare. Ora, lei è il sindaco di tutti, però quando, a volte quando si vuole stare con tutti si finisce che si può stare, che si finisce per stare a volte con i peggiori. È così difficile e costoso far rispettare i posteggi e la sicurezza delle persone che camminano sui marciapiedi, ossia creare dove nei punti critici mettere dei dossi artificiali, piazzare delle bitte di ghisa che proteggano il bordo del marciapiede perché la gente non ci posteggi sopra, proteggere l'incrocio dell'ospedale, che gli ho mandato la foto ad Alessio, che è terribile quello, che è diventato un posteggio legalizzato, ossia far circolare i vigili in pianta stabile e non così a spot, perché io abito dalle scuole la gente posteggia dove vuole e i vigili ci sono quando ci sono. Cioè è così costoso far rispettare le regole? Bella domanda questa. Mi dà adito ad avere un minuto in più per dire qual è il problema. Far rispettare le regole non è un problema di costi, è un problema di educazione. Tu puoi mettere tutte le multe che vuoi e va bene, non riuscire. Fammi finire un attimo, non riuscirai mai, poi noi le mettiamo, cioè guarda che poi ti rispondo che hai ragione. Sì, ma però se vuoi la obblighi la gente, perché no, se il marciapiede lo riempio di bitte di ghisa, lì uno non ci posteggia. Ovviamente sì, però non è un problema di costi, è un problema di educazione, bisogna farlo attraverso la scuola, attraverso le nuove generazioni, e questo bisogna fare, perché se non lo si fa avremo sempre il problema, avremo sempre chi mette il sacchetto di spazzatura fuori dal bidone. Avremo sempre chi parcheggia in maniera... c'è poco da fare, bisogna alzare il livello culturale. Culturale vuol dire proprio dei comportamenti delle persone. Primo punto. Secondo punto. Bisogna usare anche quello che dici tu. Allora, se dobbiamo mettere dei paletti per evitare i parcheggi, cioè, la città è piena di queste cose. Esatto. Quindi basta che voi facciate la domanda al municipio e lo facciamo. Punto. Io non ho mai ricevuto una richiesta di questo tipo. Se mi dite che bisogna farlo, lo faccio, non c'è nessun problema. Ditemi dove e lo facciamo. Perfetto, se c'è uno che rompe i coglioni Alessio sono io. C'è il municipio però che dovrebbe lavorare su queste cose, ricordatevelo. Dopodiché, tra l'altro non c'è, questo mi dispiace molto. Dopodiché fate la richiesta e lo facciamo.
Per quanto riguarda i vigili, vi faccio notare che quando sono arrivato io ce n'erano 750, esatto. Adesso ce n'è 1100, esatto. Quindi abbiamo fatto un aumento incredibile. Esatto. Quindi da qualche parte questi saranno, non è che saranno tutti no, a casa. No, 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 per carità di quindi Dio. Quindi ci saranno anche qui e se sono stati distribuiti male, che potrebbe anche darsi, non sto dicendo che è tutto perfetto, fatelo notare al municipio di nuovo o al comandante dei vigili e il comandante dei vigili qua dell'area mi farà le sue opportune valutazioni e cercheremo di implementare il sistema. E i dossier artificiali? Questo è un problema invece. I dossier artificiali sono un problema grosso per gli autobus, cioè perché rovinano l'autobus. Noi non possiamo, siccome noi contrariamente a tante, cioè per fortuna, tante altre città ci sono meno autobus, che voi ci crediate o no, di quante ne abbiamo noi. E soprattutto ci sono molte più strade. Nelle strade dove passa l'autobus il dosso artificiale è un problema. Beh, pensateci un attimo. Ma via Guido Poli non ci passa la corrierina, dice. Nelle strade secondarie, se non ci passa l'autobus, allora lo facciamo. Ve lo dico proprio chiaro e tondo, l'abbiamo già fatto a Genova in un altro video. L'incrocio dell'ospedale è terribile. Allora, è una strada secondaria. Hai capito cosa ho detto? Cioè, se ci passa l'autobus non possiamo farlo perché si rovinano le macchine. Se invece non ci passa l'autobus lo possiamo fare senza problemi. Adesso si tratta di valutare la strada e vediamo, d'accordo? Per i dossi, invece per i paletti fate la richiesta e li mettiamo, non c'è nessun problema. E per i vigili il comandante poi ci penserà. No, comunque grazie di aver aumentato il numero perché so che era stata una precisa scelta della giunta Doria quella di... No, cioè, signori, i vigili così almeno, se non io l'ho già detto tante volte, mi piace ripeterlo anche a voi. Quando ero piccolino io, quando ho compiuto 10 anni, mia madre mi ha detto: adesso puoi uscire di casa da solo. Ricordi che se c'hai un problema vai da un vigile e lui il vigile ti aiuta. Cioè, questo mi ha detto mia madre. Da sentire, cosa vuol dire questo? Che dobbiamo vedere la polizia locale non come quello che ti dà le multe, ma come quello che ti aiuta a fare le cose. Mia madre mi ha insegnato così e io penso che questo sia l'approccio giusto nei confronti della polizia locale, capisci? E il fatto di avercelo per strada è importante, perché se non lo vedi è chiaro che non gli chiedi niente. Quindi è giusto pretendere di avere la polizia locale per strada, hai perfettamente ragione. Ma anche perché la polizia dovrebbe tutelare i più deboli. Guarda, microfono. Dovrebbe tutelare i più deboli, ad esempio i posteggi degli handicappati non dovrebbero essere... Non ci dovrebbero essere, e accanto al comando dei vigili ce n'è uno o due che c'è sempre una macchina che municipio. Non ha il disco handicappato. Vabbè, 40 minuti di ritardo, vai, va bene, prendi una sedia, meglio di qua. Di che cosa? Vieni. Ah, ecco, questo sì, giusto, allora lo diciamo. Invece quello che faremo, anziché i dossi, facciamo gli attraversamenti pedonali rialzati. Questa è una cosa, illuminati e rialzati, sono rialzati di tanto così. Quello non dà fastidio agli autobus e quello aiuta l'attraversamento pedonale. Ma guardate che gli dà fastidio ai cretini che arrivano a sì, infatti, sono d'accordo con te. D'accordo, va bene. Uno sarà a Ponte Decimo. Uno di questi sarà a Ponte Decimo. Prego. Buongiorno, sono Vincenzo, arrivo dal quartiere di Rivarolo. Niente, noi abbiamo tante problematiche nel quartiere, tra cui c'è la stradina di via Carnia pedonale che sale all'ospedale Celesi, che non è mai stata pulita. Da 5 anni che abito in quella stradina, non è mai stata pulita. Poi abbiamo tanti problemi di parcheggio. Avevamo il parcheggio a Piazza Pallavicini, l'avete tolto per fare una piazza. Avevamo il parcheggio a Teglia, l'avete tolto, abbiamo fatto una piazza, ma non sono stati più rimpiazzati questi parcheggi. Poi parliamo che dobbiamo risparmiare. Via Carnia è una delle vie parallele a via Rivarolo, dove non passa la conduttura dell'acqua principale. E quindi la maggior parte dei condomini hanno ancora l'acqua con gli spandenti. Ciò significa che hanno un consumo eccessivo, nel senso che il 30-40% dell'acqua viene persa. Avevamo fatto richiesta per poter fare i lavori e diciamo che il canone per la rottura suolo supera quello dei lavori.
Ricollegandomi al problema dei parcheggi, io sono un autotrasportatore, abbiamo parlato del campo Rom che tra poco dovrebbe essere spostato avanti e indietro, abbiamo il parcheggio di fronte alla metro, volevamo sapere pure che fine faremo noi, nel senso, perché lì è una zona provvisoria, ci avete dato questo parcheggio, non lo so, ci avete tolto dal Ponte Morandi perché c'era l'autoparco, anzi la città di Genova è una delle pochissime città che non ha un autoparco, cioè abbiamo dato tante concessioni per costruire in via Teglia, non c'è un parcheggio per i camion, nel stradone dall'altra parte abbiamo fatto la demolizione del palazzo della ferrovia, non, nel progetto non c'è un parcheggio per mezzi pesanti, chi arriva dovrebbe parcheggiare in mezzo alla strada, non lo so, quindi non, vorrei sapere un po' di risposte su queste cose. Allora io parliamo dei mezzi pesanti, poi invece dell'altra cosa ti parla lui. Sui mezzi pesanti abbiamo fatto, cioè ci sono circa 400 stalli per mezzi pesanti che 4 anni fa non c'erano e sono stati introdotti proprio in città proprio per questo motivo, perché tutte le associazioni di categoria hanno chiesto parcheggi, tu sai che ci sono, no? Quello della metro, quello che è dall'altra parte del Secca davanti a Sardorella. Poi ne abbiamo messo, ce n'è un altro che è diciamo sotto la Guido Rossa. La soluzione totale ce l'avremo quando avremo l'area dell'ex Silva, ovvero sia lì ci sarà il mega parcheggio da 400 camion che abbiamo già progettato e pronto, bisogna che però la società Acciai per l'Italia ci rilasci quelle aree che oggi non sono per nessuno. È lì davanti al porto, quindi è perfetto per entrare e uscire dal porto e fare tutto il lavoro. E lì però abbiamo bisogno di aiuto, sapete quanto è difficile, sapete anche che certi sindacati non vogliono andare a queste aree, non so per quale motivo, ma è così. Quindi bisogna cercare tutti quanti in città di darsi da fare per ottenere queste aree. Questa è la soluzione definitiva. Tra l'altro lì dentro c'è la vecchia centrale piena d'amianto, eccetera, che non è usata. E noi abbiamo tutto il piano e anche i soldi per rimetterla a posto, e questa è proprio l'area dove che noi abbiamo individuato per il parcheggio. Se ci dessero le aree noi potremmo fare, che tra l'altro non sono nemmeno di loro proprietà, loro sono in affitto da concessione, quindi voglio dire, è una decisione politica che io spero che il governo prenda il più in fretta possibile. Quindi la soluzione definitiva è quella. Nel frattempo ci sono queste aree dislocate in città che dovrebbero aiutare. Tieni presente che se ne occupiamo una per fare la gronda ne troviamo un'altra, cioè io questi 400 li voglio avere in città, perché sennò vuol dire proprio rovinare tutto il discorso, l'importante catena logistica che per noi è assolutamente critica. Quindi arriverà la soluzione finale e sarà quella. Per quanto riguarda invece, prego, ci vuole il microfono però. No, aspetta, stai lì, no, fermo, parla. Mentre sulle tre questioni che hai posto, allora sul tema di Via Carnia sono venuto a vedere la strada perché un residente me l'ha segnalata, quella strada lì è una strada che non è nello stradario diciamo comunale, e però con l'appalto degli sfalci che finalmente insomma deve partire la prossima settimana, quella strada ho già detto all'area manutentiva del municipio di portare la ditta per far fare la pulizia fino su dall'ospedale Celesia, quindi quella la sistemiamo. Secondo, tema delle rotture suolo per degli allacci dell'acqua che devono essere fatti su condomini rispetto al problema che hai dato, guarda che c'è la possibilità, importante che ci scriviate con gli amministratori di condominio, per avere anche uno sconto sulla rottura suolo. In alcuni casi l'abbiamo dato dove ci sono delle necessità di un certo tipo per portare l'acqua. Sì, diamo sia lo sconto che anche eventuali, diciamo, proprio gratuità solo sulla rottura suolo. Quello lì lo possiamo fare, però dovete scriverci perché l'ufficio permessi che è in municipio. A chi dovremmo scrivere? A me direttamente, okay, perché perfetto. È l'ufficio permessi del municipio, poi gliela giro io, diciamo, la pratica. Terzo elemento invece sulla questione dei parcheggi, che hai ragione, il problema c'è, però su Rivarolo stiamo lavorando su un'area da 185 posti auto in via Campora a seguito dei lavori del nodo ferroviario, quindi quella speriamo insomma che verrà risolta abbastanza velocemente, ma lì c'è la possibilità di realizzare quello. Su Teglia c'era la possibilità
rapida di fare l'area Uton un po' di anni fa, ma ora, come dire, si è di nuovo bloccata la questione rispetto al tema dell'area da parte della proprietà, dove doveva realizzare in parte di un'urbanizzazione anche l'area parcheggio. Quella lì vedrò insomma di riprendere un po' quella questione nelle prossime settimane, oltre che ho visto che da ieri insomma sulla Miralanza stanno di nuovo lavorando, e anche su quell'area insomma ci sarà tutta una parte dedicata anche a parcheggi aperti. Abbiamo ripulito da Globo su via Rivarolo, che ci sono parecchi parcheggi ma era pieno di macchine anche abbandonate. Abbiamo fatto una pulizia settimana scorsa, abbiamo liberato di nuovo una decina di posti che erano occupati da macchine che non dovevano stare lì, ecco. Queste sono sulle tre cose che hai chiesto. E poi aggiungo io, al confine fra Certosa e Rivarolo, nell'area degli ex depositi, quello che sarà messo nel piano generale di Certosa, sapete, no, quello che facciamo per il cosiddetto campasso, eccetera, che è distante, però è tutto nel complesso. Lì ci sarà la riqualificazione di quella via, che non mi ricordo mai come si chiama, Facchini, bravo, di via Facchini, quel deposito lì, e lì ci sarà ovviamente del parcheggio addizionale, che non è proprio vicino a dove dici tu, ma quasi, insomma. Ok? Perfetto. Questi sono i progetti che andranno in corso. Sì, buongiorno, io sono Luca. Volevo chiedere solo un'informazione così a livello generale. Per quello che riguarda le pulizie dei fiumi, visto che proprio per evitare quello che è successo in Emilia Romagna, c'è il Polcevera che ormai è diventato un bosco, quindi volevo chiedere un chiarimento lì, su questo aspetto. Guarda, lì il dibattito esiste, i nostri tecnici dicono che alcune piante vanno levate dai fiumi, altre no. Quindi, perché alcune servono da freno, altre invece sono proprio di un problema. Quindi quando fanno la pulizia dei rivi, loro vedono quali sono i tipi di aree, quali sono i tipi di piante e gestiscono in questo modo. Quindi io so che noi, i soldi ci sono, tutti gli anni nel periodo che va da agosto e settembre viene fatta la pulizia, quindi l'avete visti, no? Quindi lo fanno regolarmente. Non bisogna preoccuparsi se uno va lì e vede verde, dice ah, perché non, alcune sono fatte proprio per scelta, sono tenute lì. Non mi chiedere ulteriori spiegazioni tecniche perché non le so, però questo è quello che dicono loro. Abbiamo un problema invece diverso, che è quello di poter dragare il fiume, cioè dragare forse non è il termine giusto, però è levare la terra, ecco, perché come? E appunto, quello invece è un problema diverso che stiamo affrontando adesso, perché poi tutta questa roba qui non sappiamo, cioè ci sono delle leggi un po' così e non sappiamo poi dove metterla. Però visto che dobbiamo fare tante costruzioni a Genova, da mettere, riempire i cassoni, riempire le tombare, adesso con la nuova diga, eccetera, abbiamo tante possibilità, quindi stiamo indagando, non ti posso dare la risposta ancora, però stiamo indagando il fatto di poter usare questa roba, questa terra di scavo, chiamiamola così, per poter rifare questi riempimenti. Se riuscissimo a risolvere il problema, ecco lì che abbiamo un bingo, cioè riempiamo ancora più i fiumi e allo stesso tempo utilizziamo questa terra senza doverla comprare, quindi c'è anche un risparmio economico. Però non ti posso dare la risposta adesso perché la stiamo ancora investigando. Poi un'altra cosa veloce. Però io garantisco che i fiumi saranno a posto per l'autunno, dove si pensa che piova. Da un certo punto di vista speriamo anche, perché sennò qui vi do una notizia di ieri rispetto a un anno fa. Il Brugneto ha 18 milioni, cioè tutti i nostri laghi hanno 18 milioni di metri cubi, quindi l'anno scorso ne avevano 21, quindi in questo periodo. Quindi se abbiamo 3 milioni in meno rispetto all'anno scorso, però diciamo è un po' meno, ma non è una situazione tragica, ecco, per parlarci chiaro. Quindi Genova per adesso è ancora ben fornita. E poi niente, volevo sapere qualche aggiornamento sull'area della Miralanza, che punto è? Sì, no, sono ripartiti i lavori, la concessione, la licenza edilizia ce l'hanno, i lavori ripartono e vanno avanti. Io, siccome sono bravi e sono rapidi, penso che nel giro di un anno sarà quasi tutto finito. Buongiorno a tutti, io sono un consigliere del municipio. Io mi sposto verso San Quirico. C'è un problema che va avanti da 10 anni e riguarda 10 anni, perché io lavoro lì da 10 anni, forse anche di più, riguarda il passaggio dei camion e dei tir nel tratto di via San Quirico tra i due voltini, quello dell'Istituto di Tecnologia e il voltino che si trova all'altezza del Ponte Barbieri.
i tir che si trovano dall'altro lato della strada, da via Romerone, imboccano questo camion e poi girano a destra per andare verso l'autostrada. Quando arrivano, saranno sui 200 metri, 150, 200, arrivano all'altezza del voltino dell'IT, non ci passano perché l'altezza massima è 3 metri e devono fare tutto il percorso in retromarcia, con un... si blocca tutto il traffico. Retromarcia? Tutto in retromarcia, sindaco. Tutto in retromarcia. Ed, cioè, io già nel 2013, già che ero semplice cittadina, l'avevo già fatto. D'accordo, allora mi dite, per favore, segnaliamo dove è il punto preciso. Io ho fatto anche, ce ne siamo occupati con, sì, con lui ce ne siamo occupati tanto nello scorso mandato. E ho presentato anche un documento in municipio di nuovo, perché non è possibile, cioè è questione di mettere una segnaletica dall'altro lato del ponte, un po' evidente, tipo quella che c'è, non so, magari dalla sopraelevata. Adesso si pensa, ha è fatto benissimo a segnalare. Siamo d'accordo, signora, ha perfettamente ragione. E sui tecnici poi dopo troveranno la soluzione, però ha fatto benissimo a segnalare. Dove è il punto esatto? E poi lui lo sa comunque. Poi, okay? Ho va fatto bene. Anche da vigile, se volete, se avete bisogno vengo anche a fare il vigile. Grazie. Grazie. Chi c'è? Là, c'è il signore là che ha alzato la mano. Buongiorno, grazie signor sindaco, Traverso, consigliere municipale. Io tornerei un attimino sul tema segnalato da Ferrari della sicurezza stradale. Anche come consiglieri municipali da giugno che siamo entrati abbiamo segnalato più e più volte con documenti la pericolosità di certe situazioni. Mi riferisco a settembre, che avevamo segnalato via Esocorte, strada dove gli autobus non passano e quindi si possono mettere i cuscini, come diceva lei prima. Abbiamo segnalato la pericolosità di via Campomorone Alta, dove i residenti hanno raccolto delle firme, e di via Natale Galino al confine con Mignanego, già due volte, dove l'eccesso di velocità porta a delle situazioni pericolose. Ancora ieri il collega Romerone mi segnalava che la cittadinanza lamenta il problema di questo tratto di via Anfossi appena usciti dalla pasticceria, dove ci sono dei problemi strutturali perché il tratto è stretto. Tutto il traffico, compreso dei mezzi pesanti, passa di qua, però a volte la velocità crea dei problemi, perché il marciapiede è veramente stretto ed è un punto di passaggio obbligato. Oh, va bene, siamo d'accordo. Niente, allora noi abbiamo ottenuto come municipio anche una parziale una disponibilità dell'assessore Gambino, dell'assessore Campolo, degli uffici di mobilità, cioè non ci hanno detto no. Il mio invito, la mia richiesta è vedere se riusciamo a portare a casa qualche risultato. Penso che sarebbe un bene per il municipio e per il comune. Grazie. Sono contento perché, guarda, non ho mai sentito in nessuna, ormai sono tante volte in giro anche a fare le colazioni eccetera, una richiesta così corale da tutti per avere i dossi. I dossi sono, come si chiamano? Sapete. Perché molta gente non li vuole, perché non vogliono rallentare, per questo motivo qui. Ma non si può stare qui in peggio. No, hai ragione, sono d'accordo con te. Quindi mi fa piacere, se io sono d'accordo con te, io li metterei ovunque. Quindi mi fa piacere che siete tutti d'accordo, quindi forse andiamo avanti. Adeguati. Io ho parlato di dossi perché sono... Sì, vabbè. Poi il tecnico sa scegliere lo strumento più adeguato. La velocità fa male, guarda, sono io il primo a dirlo. È un problema educativo, senz'altro. Io, se volete, vi racconto i due... Abbiamo preso, no, preso, io no, però voglio dire, hanno multato, anzi gli ha levato la patente, un signore che andava a 162 sulla Guido Rossa e un altro che andava a 141 su Corso Europa. Tanto per Corso Europa, nervi. Tanto per darvi un'idea di come certe volte la gente proprio, ok? Quindi va bene così, sono d'accordo al 100%. Avanti, va bene. Prossimo. Sono sempre io che ho dimenticato una cosa. Riguardo al discorso di via San Quirico, dei camion che girano e prendono il ponte, il problema è dato anche dai navigatori delle mappe. Sì, ma i navigatori poi si adattano, sono bravi. Ecco, chiedevo questo, se fosse possibile... Ma quelli sono veloci, sono i più veloci di tutti, guarda. Prima facciamo noi la roba, poi vedrai che loro si adattano. Va bene. Prego, chi tocca? Chi c'è?
Grazie, buongiorno signor sindaco, io sono consigliere comunale. Ragazzi, sono solo il consiglio comunale qua, com'è sta storia? Municipale, sono vabbè, consigliere... ero già avanti. Municipali qua, li hai portati tutti, cos'hai fatto? No, veramente... Prego, dai, hai fatto bene. Rettilineo in fondo ai Barabini, dove sono stati messi anche il regolatore di velocità, via Polonio. In fondo ci sono due semafori, che dove uno serve per andare a come si dice a Trasta, poi incontriamo le due corsie dell'argine destro e l'argine sinistro, che va benissimo avere il doppio senso su entrambe le carreggiate, però lì in fondo la maggior parte di persone, per usufruire il lato orografico sinistro, si fa un'inversione di marcia, un'infrazione per andare a prendere la strada, per non andare a fare la rotonda laggiù dalla centrale della Roma. Lì ci sarebbe una rotonda perché almeno si può usufruire delle corsie su entrambe le carreggiate. Non c'è. Allora, detto all'assessore. Benissimo, mi fate uno schizzetto, una proposta, la mandiamo agli uffici e la facciamo, non c'è nessun problema, ok? Anche perché lì ci sarà il nuovo la rotonda di Sogegros, no? Da lui. Appena prima c'era anche la rotonda di Sogegros. Quindi insomma un po' di rotonde nuova, per girare ci sono. Nuova, deve fare una nuova. Quindi adesso, allora, se avete un'idea, una proposta operativa, la disegnate un attimo, la portate sopra e andiamo avanti, ok? Va bene? Certo. Io sono dell'opinione che chi vive in un posto sicuramente conosce le cose meglio di chi sta in ufficio, quindi voglio dire, se voi avete la proposta operativa facciamola, non c'è mica nessun problema, anzi. Per quanto riguarda... Non sei un consigliere municipale. Sono sempre se no mi spaventavo. Chissà, magari in futuro. Può darsi. Per quanto riguarda la rotonda, volevo dire una cosa. Se è possibile farlo un po' più grande, perché i camion sono che stretti. Arrivano... La rotonda sarà a norma come quella dal casello autostradale di Bolzano. Ah, ok. Perché viene poco allargata la strada, il muro... Perché un mezzo pesante per girare deve andare a... Ecco. No, capisco quello che dici, perché viene cambiata tutta la conformazione. Okay, anche in Val Bisagno abbiamo avuto lo stesso problema, cioè facciamo le rotonde un pochino più strette si dice così, vabbè, cioè piccole, più piccole, perché non c'è spazio, caspita, non abbiamo lo spazio, della città ha questo problema di spazio, signori, però d'altra parte è bella perché è così, quindi voglio dire, cioè anche lì da un lato e dall'altro. Bisogna adattarsi, però hai ragione, cercheremo di, magari facciamo un po' meno giardino, che ne so, bisogna studiare la cosa bene. Ed è più difficile fare rotonde qui da noi che non farle a Milano, questo è poco ma sicuro. Sì, quello è... Però è per quello, però qui si sta meglio, quindi, ma d'accordo? Per quanto riguarda la fine dello stradone, che scende giù, che incontra la rotonda della Guido Rossa, in fondo c'è il terminal che crea un casino, che paralizza Cornigliano, paralizza San Pier d'Arena. Di quale terminal stai parlando? Del terminal Spinelli, in fondo. No, vabbè, ma lì perché lì stanno lavorando, stanno facendo, hai visto? No, che... là c'è da sempre, se la correggo, no, ma c'è sempre stato quel... Ma sono d'accordo con te, infatti proprio siccome ti dice sempre stato un imbottigliamento, cioè un collo di bottiglia, noi stiamo facendo il ponte, la superstrada, la sopraelevata, la strada sotto, eccetera, proprio per evitare questo. Ci sarà ancora 9 mesi, forse anche 11, da 9 mesi a un anno di lavoro, dopodiché lì ci saranno 2 strade indipendenti che vanno una sotto e una sopra il ponte, e lì sarà risolto completamente il problema. Però ora come ora ci stanno lavorando, capisci? No, perché ogni giorno là devono intervenire 3-4 vigili, lo so, e toglierle dall'ordine pubblico per mandarle là. Sono d'accordo per con te, però il traffico. Allora, ce ne siamo accorti 5 anni fa di questa cosa. È stato fatto un progetto, stiamo facendo i lavori, adesso appena saranno finiti sarà tutto risolto. Hai ragione, non mica dico che hai torto. Grazie. Però ti dico che per risolvere il problema bisogna fare i cantieri e mettere le cose a posto, ok? C'è qualcuno che non è un consigliere municipale, vuole parlare? sto scherzando. Io vado... Te sei di nervi, quindi... Ma ben apposta, Via del Commercio, sì. Via del Commercio, bravo. Voglio dire, io vado sulle cose piccole. Via Campo Morone, giusto che parlavate di via Campo Morone? Scusatemi. E a Nocebella,
ponte, non c'è bella, c'è un attraversamento pedonale, bene? Di notte è completamente al buio, buia, sì. A prescindere che io abito lì, di conseguenza moto, macchine, altro che 100 all'ora, eccetera, eccetera. Ed è pericoloso perché naturalmente ci sono i bambini, non solo di notte, anche di giorno. Bisognerebbe fare un qualcosa, mettere magari, non so, un segnale a terra, cosa posso dire? Ah, mettiamo le luci, mettiamo le luci. Non dico semaforo, sindaco. Va bene. Ragazzi, uno per volta, se non si capisce niente. C'è nel piano già. Allora, è già nel piano, mi dicono, e quindi voglio dire, adesso lo mettiamo, lo facciamo apposta. Però segnalo lo stesso. Allora, ok, d'accordo. Allora, visto che, scusate un secondo, diamo un attimo la parola ai commercianti, voglio sentire cosa mi dicono, visto che prima qualcuno li ha citati. Buongiorno a tutti. Sindaco, lei sa benissimo che ci siamo visti più di 6 mesi fa. Tante volte, esattamente. E le problematiche a Ponte Decimo sono quelle che sono già state espletate da diversi cittadini. Sul parcheggio qualcosa facciamo, no? E lo mettiamo parcheggio a Ponte Servirà. Decimo è un La piccola, un com'è che si chiama? Piccola. Il parcheggio della stazione è un problema, perché se riusciamo a intervenire da quel punto di vista, riusciamo a smaltire tutto il parcheggio del pendolare. Sì, quindi possiamo dedicare un'area. Questo è proprio per pendolare, eh? Sì, diciamo che la maggior parte dei parcheggi in questo momento che sono locati nella zona sono le piscine, piazza Rimondi, e sono tutte dedicate ai pendolari, okay, che giustamente devono parcheggiare per andare a lavorare, usufruire dei mezzi pubblici. Se mettiamo i pendolari lì, c'è il passaggio, c'è il ponticello che porta alla stazione, è un beneficio per loro, perché parcheggiano vicino alla stazione, quindi si liberano quelli della città. Liberare per, va bene, questo è già, c'è già, va avanti, anzi secondo me tra un mesetto cominciano i lavori, insomma. Tra un mesetto. Seguiamolo un attimo, perché io ho visto già il progetto, ho visto già i soldi, sono già messi lì, quindi voglio dire, è Aster che deve fare il lavoro, quindi. Sì, il problema è che io sono nuovo, perché tu giustamente sei come San Tommaso, se non ci credi sino a quando esatto, non lo vedi. Io hai ragione talvolta, perché erano già stati talvolta faccio così anch'io, quindi va bene così. E poi sono stati destinati ad un altro problema che abbiamo riscontriamo, e che giustamente anche l'ingegner Gennaro ha portato in evidenza, è che noi a Ponte Decimo siamo privi di un punto di un ufficio di pubblica sicurezza. Sì. Una volta avevamo i carabinieri, sono stati trasferiti in un'altra sede a Sararicò, e in questo momento noi siamo completamente privi. Abbiamo una sezione della Polizia Municipale che è lì pronta, e chiediamo se potesse essere riaperta. Questa è una richiesta. Io pensavo l'avessero già fatto. Era stata aperta in passato, è stato aperto appunto front office, poi successivamente richiuso, e adesso non ha una postazione front office, è la prima, è l'unica, è quella di Bolzaneto. Cioè qui non c'è niente, quindi. No, no, voi avete fatto una richiesta. Non c'è il front office. Un attimo, scusate. A Gambino l'abbiamo fatta anche nell'ultimo consiglio municipale, che ha detto che poi non avrebbe parlato con teoricamente il comandante. Mentre invece sul tema dei carabinieri, io ho fatto una proposta su questo verrò a parlarti prima dell'estate, Allora sul tema della polizia locale, come ti dicevo nell'ultimo consiglio municipale dove era presente anche l'assessore Gambino, abbiamo sollevato la cosa, so che ne avrebbe parlato con te, col comandante della polizia locale. Mentre per quanto invece riguarda l'arma dei carabinieri, ne avevo parlato a uno dei colonnelli di San Pier d'Arena e mi ha detto che mi avrebbe dato una risposta, non me l'ha ancora data, ma ora ci rivado sopra. L'ex caserma della Guardia Forestale di San Quirico, quella struttura lì è una struttura che oggi, diciamo, è stata data ai Vigili del Fuoco, ma in realtà i Vigili del Fuoco non ci andranno, perché i camion lì dentro non ci possono entrare, perché per entrare dentro la caserma c'è un voltino, devi passare dalla ferrovia molto basso, e quindi i camion non ci entrano. Allora, essendo che la caserma è lì ma è chiusa, allora la proposta che io ho avanzato ai carabinieri è quella di dire: ma non si può mettere lì in quella sede
la stazione dei carabinieri di Ponte Decimo sulla zona, diciamo, tra San Quirico e Ponte Decimo, siamo proprio lì. E loro mi hanno detto che, come dire, nei piani avevano Bolzaneto, che l'andiamo a fare dalla nuova, certo, sulle Bolzaneto aree dell'ex diga di Begato, insomma, viene realizzata, certo, lì. Su Ponte Decimo mi hanno detto la valutiamo e poi ci riaggiorneremo. Quindi era una delle cose che poi ti avrei parlato nei nostri incontri per dirti che su quello una possibilità di un sito autonomo c'è. Allora, è stata fatta la proposta anche giù al Ministero della Difesa, sempre su quell'area. Allora, noi faremo così. Per i vigili, scusate, polizia locale è roba del comune, quindi possiamo decidere noi e andiamo avanti con la soluzione, con la proposta. La nostra proposta è quella di riaprire la sezione della polizia locale. La nostra richiesta è semplicissima, noi chiediamo la riapertura della sezione della polizia locale a Ponte Decimo, anche perché se riuscissimo in questo intento potremmo avere anche nel quotidiano tornare un attimino alle origini, nel senso il poliziotto di quartiere, certo, il tema avere un po' il cantunè, esatto, certo, quello che deve essere, quello che dicevo io prima, no? Esatto, quello che diceva mia madre, se abbiamo, certo, la polizia locale che a piedi passeggia per le vie di Ponte Decimo è tutta un'altra cosa, esattamente. D'accordo. Invece per quanto riguarda i carabinieri, ragazzi, non è una mia decisione, però se già, io devo fare il mio lavoro, io faccio le richieste in questo momento. Ponte Decimo ha bisogno di sicurezza, va bene, messaggio raggiunto. Poi? Allora. No, aspetta un secondo, lui non mi dice nient'altro. No, parla poco. Non mi dice nient'altro, pensavo a supermercati, no, niente. Noi sappiamo. No, microfono, dai, microfono, che mi interessa cosa dice. Ecco. Noi sappiamo che c'è un progetto. Io non lo so quale progetto. C'è un progetto nell'ex Mercato dei Fiori di apertura di un nuovo centro commerciale. Non credo proprio, perché noi, allora, dunque, aspetta, distinguiamo così lo sapete tutti. Sotto i 1500 metri quadrati il comune può solo fare in modo che siano rispettate le regole, non ha possibilità di scelta, questa è la legge Bersani. Sotto i 250 metri quadrati addirittura non c'è nemmeno bisogno di parcheggi. Da 250 a 1500 il comune non può dire niente, bisogna solo che sia rispettato il regolamento, cioè il numero dei parcheggi, queste cose qua, eccetera. Sopra i 1500 invece sì, c'è la possibilità per il comune e la regione di dire sì o di dire no. Quindi questo qui dall'ex Mercato dei Fiori non sarà sicuramente sopra i 1500, perché a noi non è arrivata nessuna richiesta. Se lo fanno sotto i 1500, tra 1500 e 250, devono rispettare le regole. Io questo, guarda, questo è quello che dice la legge e noi non possiamo far nulla. Non so se mi sono spiegato. Assolutamente, okay? Oggi... quindi sarà sicuramente sotto i 1500, perché sennò, quindi non è un centro commerciale, è un supermercato come quelli che avete qua in giro. Perché sennò avrebbero dovuto fare una domanda con un iter che dura 2 o 3 anni, quindi voglio dire, non quindi è. Quindi potenzialmente può aprire un centro commerciale, un supermercato. No, un supermercato sotto i 1500, se lo vogliono fare, a noi non è ancora arrivata nessuna richiesta, quindi voglio dire. Però se mi arriva una richiesta di un supermercato sotto i 1500, da 250 a 1500, quello che può fare l'ufficio è controllare se ha fatto il numero di parcheggi, se ha messo i bagni, se ha messo tutto, quello che dice il regolamento. Ma se è rispettato il regolamento, non si può fare nulla. Questo Ponte perché Decimo... la città lo deve sapere, perché questa è la legge, signori. Sì, sì. È una legge nazionale, non è già, no, non l'abbiamo fatta noi. Ponte Decimo è qua, di Ponte Decimo siamo in tanti, è ancora una bella realtà. Io sì, io la vedo bene. Vedete? Obiettivamente è ancora una bella realtà, dove c'è ancora negozianti, ci sono, cioè è viva da quel punto di vista. Anche noi siamo un gruppo di persone che collaboriamo bene tutti insieme, quindi bravi. Il commerciante, il dettaglio a Ponte Decimo funziona ancora bene. Io ne sono convinto, ma il commerciante è il dettaglio, vedete, questo è quello che purtroppo sui giornali e da tutte le altre parti arriva, questa battaglia tra commerciante del dettaglio e il supermercato, che in realtà dovrebbe essere invece una sinergia, se nei sistemi migliori diventa una sinergia. Io questo esempio lo faccio sempre, non voglio fare pubblicità a nessuno, ma vi garantisco, a casa mia, io vivo a Carignano, non voglio fare nomi perché non voglio fare pubblicità a nessuno, ma noi abbiamo supermercati sotto i 250 metri quadrati, magari ce n'è uno anche un po' più grosso, però certamente non sopra i 1500. Noi, mia moglie, tutti i giorni, oggigiorno il supermercato sotto i 250 metri, è la drogheria del passato, dove tu vai lì, prendi il latte, un pezzo di pane e te ne vivi via, ci vai tutti i giorni, capisci? Ecco. E ci abbiamo questo qui, la carne
mi dispiace, non la compra nessuno, si va solo da un signore che ha la carne più buona in assoluto. E questo signore qui ha vinto la battaglia contro tutti i supermercati di questo mondo, perché ha la qualità, ha il servizio, tratta bene la gente, insomma sa come fare. Cioè, per il commercio al dettaglio, il segreto è poter lavorare di qualità, trattare bene la gente e ti assicuro che poi la gente ci va. Non si può pensare di vendere le stesse cose come 40 anni fa. Il mondo cambia, assolutamente. Bisogna evolversi, no? E oggi l'evoluzione del piccolo commercio è attraverso la qualità e il rapporto personale. Qualità e rapporto personale vincono contro qualunque carrello, ve lo garantisco. D'accordo, no? Forse. Dai che ce la facciamo. Vai. Allora, io sono Porto Amato, presidente della Pro Loco. Oh, presidente della Pro Loco. Un po' di Pro Loco, bravi. Allora, abbiamo un problema. A Genova abbiamo un sacco di Pro Loco, siete bravi. Funzionano, Avete fatto un lavoro siamo un 3, 1, 2, 3 normalmente. però lavorate bene, dai. Va bene, ti sentire, il problema è Euro 1, Euro 2, la delibera che a luglio. Sì, ho capito. Noi, Campo Morone, Ceranesi, Mignannego, per andare a prendere l'autostrada, per andare a Serravallo. Io a Busala non ci posso andare perché devo passare su Genova. No, sei autorizzato. Se noi ci interesserebbe poter arrivare, sì. L'ho già detto, ma certo che ci potete arrivare, assolutamente sì. Non c'è nessun problema. Ma anche da luglio? Anche da luglio, basta soltanto che dite che andate all'autostrada e lo spazio, cioè a noi ci interessa arrivare in un punto che prendi un'autostrada e vai. Io certo. Col camion, se no devo andare a Serravalle a prendere l'autostrada. Cioè, non c'è nessun problema. Sai quanto camion ha fatto? 5 multe in 6 mesi? Però devo pagarla, mi leveranno anche dei punti. Ma non tranquillo, se tu lo devi fare per prendere l'autostrada non c'è nessun problema. Ne abbiamo già parlato con qualcuno, con chi ne avevo parlato io? No, forse con quelli, col sindaci. Il sindaco, abbiamo fatto una riunione, sì, è bravo, è con i sindaci dei comuni qua attorno, Ceranesi, Campomorone, Serralicò, eccetera, e avevamo proprio fatto questa discussione. Se devi prendere il treno, puoi venire a prendere il treno, lasciare la macchina, eccetera, se devi prendere l'autostrada, devi prendere l'autostrada, punto. Fine del discorso. Se no ci viene una cosa allucinante. Fine del discorso, ok? Poi? Ancora uno, dai, uno, due. Ragazzi, è proprio vero che è un'isola felice, non c'è nessuno che si lamenta qua. È proprio vero che è un'isola felice, complimenti. Mi scusi sindaco, volevo aggiungere una cosa per quanto Prego. Riguarda la velocità. Sì. Anche via Valdastico, che è una strada in salita e curve, le persone le sembra di essere al circuito di Monza, perché vanno, io ho la camera sulla strada, a volte dico ma ci arriverà sino in fondo questo, perché veramente, quindi se si potesse fare qualcosa anche per quella... Non passano gli autobus? Sì, passano l'autobus. Allora c'ho quei problemi lì. Vabbè, vediamo cosa riusciamo a fare. Grazie però, sindaco. Però ricordate che questo problema degli autobus esiste. Assolutamente, sì, però qua fondamentalmente la strada principale è la statale dei giochi. Si passa al Corrierino, però è l'autobus. Parti, forse il Corrierino si può. Intervenire. Vabbè, grazie, ci lavoriamo. Grazie. Okay? Mi ha parlato del problema. Aspetta, magari ne avete già parlato, non lo so, però in via Valdastico c'è un problema da diversi anni di un parcheggio. Era quello che diceva la signora. Di un'area che potrebbe diventare un bel parcheggio, invece. Sì, assolutamente. Anche l'abbiamo perché, messo. Anche tu ci sei dietro, ne abbiamo parlato prima di questo qui. Bene, ok, se c'è da comprare la compriamo, c'è nessun problema. Tu hai fatto la domanda? Ok, va bene. Con Masha? Ok, va bene. Ok, dai, ancora uno e due, forza. Pista ciclabile, Ponte Decimo Fiumara. Sì. Utilizzo del binario del centrale del latte. Foglio impreparato. L'abbiamo disegnata, ci stanno lavorando, cioè la conosci tutta? Sì, io conosco, perché quello che ha presentato il progetto. Perfetto, bravo. Cosa c'è che non va? Dovremmo prendere anche quel pezzo di binario inutilizzato dalla centrale del latte dietro. Esatto. Casa perché ora non prevede quel pezzo lì? Non prevede perché non ci sono i soldi. È una questione economica? Abbiamo tanto di quei soldi, sì, che la metà basta. Questione economica. Allora fammi un po' una ci richiesta. Vediamo oggi con l'assessore Campora. Allora parlane con lui e vediamo di mettere a posto anche questo. Perché guarda che la pista ciclabile, adesso stiamo finendo quella della Val Bisagno ed è venuta molto bene,
lì abbiamo fatto proprio un investimento. Serve grosso. Per riqualificare Valpolcevere. Ma certo, assolutamente. Guarda cosa è successo a Corsa Italia, non la voleva nessuno, adesso tutti quanti dicono che è la cosa più bella del mondo. Anche le fioriere mi hanno detto che sono belle. Quindi, sono biciclette. Eh? Sono pochissime biciclette che vanno. Ma nessuno biciclette. Non è vero. Non è vero. No, non è vero. Le biciclette ci sono. Io vado in bicicletta. Certo, se ti aspetti che siano solo biciclette e nessuno a piedi, non succederà mai. Però, voglio dire, il fatto che ci sia la pista, ci sono le fioriere nuove, c'è molta gente che ci corre sopra. Per me va bene lo stesso. Perché questa pista è ciclo pedonale, quindi ci infatti, si può c'è andare. Anche perché è più morbido, no? Quindi correre sopra è vantaggioso. Quindi alla fine ha riqualificato il quartiere, perché la pista ciclabile alla fine poi, io ve lo dico proprio, c'è anche un effetto sul valore delle case, eh? Non dimentichiamolo mai questo discorso qui, perché dove c'è la pista ciclabile poi c'è anche il verde, c'è il valore di riqualificazione delle case. Un giorno o l'altro io presenterò a Genova tutti gli studi che ci sono in questo momento sul fatto che non appena avremo il treno che in un'ora, meno di un'ora va a Milano, non appena avremo la nuova diga, avremo tutti gli investimenti, la sopraelevata portuale, quello che dicevo prima, eccetera, lo scambio delle merci, le merci e i camion andranno su una strada, le strade, le auto invece andranno su un'altra e così via. E poi gli investimenti di San Pier d'Arena, della Certosa, del centro storico, di Sestri Ponente, eccetera. Qui avremo la riqualificazione completa del valore delle case, quindi ritorniamo ai valori che c'erano all'inizio del 2000. Non vi dico quanti soldi sono perché è una cifra enorme. Adesso prima o poi metteremo tutti questi dati pubblici. Ecco, vedi, facevi l'immobiliare e si vendeva bene. Comunque un dato di fatto che vi posso dire è questo, che nel 2022 Genova ha avuto un record in Italia, cioè delle transazioni immobiliari. Si sono vendute e comprate molte più case a Genova che in tanti altri posti in Italia. Che vuol dire che tutti quanti se ne stanno accorgendo che ora i prezzi sono bassi, conviene comprare adesso perché con tutto quello che stiamo facendo aumenterà il valore. Comunque ne parleremo un'altra volta. Allora, l'ultima. Mi tocca. Ingegner Gennaro. Sì, contrariamente a Via Valdastico, dove esiste un problema enorme delle macchine parcheggiate, all'inizio di via Benedetto da Cesino la possibilità di fare un parcheggio è su area comunale. Non lo so io, ragazzi, segnalatemelo. Nessuno ha mai sentito. Segnalatemelo e io lo faccio. Ma io l'ho sempre segnalato, ma nessuno mi ha mai sentito. Vabbè, l'unico che mi avete mandato, poverino, gliel'ho detto. Era quello di prima. Era quello di prima. Sì. Non l'ha ancora. Non adesso voglio che poi mi dirai in segreto chi è questa persona. Sì, ma sto vabbè, comunque allora. Per favore, segnalatelo un po' di nuovo questa cosa. Sì. D'accordo? Sì. Va bene. Allora, io vi auguro una buona giornata, mangiatevi la focaccia, mi raccomando. Mi ha fatto molto piacere venire a Ponte Decimo dove siete tutti contenti. Dico bene o no? No, scherzo, no. I problemi ci sono e vanno risolti. Però man mano che si risolvono i problemi le cose migliorano. Quindi, voglio dire, a me, per me è sempre un piacere venire qui. Quindi, grazie a voi. Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie.